Ragazzi, allora, oggi volevo fare un altro video tag, questa volta è quello cosa c'è nella mia doccia. Allora, non vedrete niente di troppo strano o particolare perché, ecco, uso poche cose e mi bastano, insomma. Quindi, ecco, come noterete non sono nel mio bagno, ve lo faccio vedere un attimo. Questo è qui, diciamo, vestita da casa. E questo è il bagno del piano delle camere, io la stanza sopra, non so. Se vedete quelle scale, queste qui portano alla mia stanza che si trova sopra, perché il mio bagno non ha la doccia, insomma tutto l'altro ma non ha la doccia. Quindi questo diciamo che è il bagno quando io avevo la vecchia cameretta, non so se l'avete mai vista, ve la faccio vedere, mi sa di no. Adesso praticamente è senza niente, non era arredata così. Questa era la mia vecchia stanza, non so, forse è iniziato a fare video, no, no, già iniziato a fare sopra. Questa è la stanza che avevo prima, qui era un po' più piccina, con gli adesivi di Winnie the Pooh. Qui c'erano dei peluche, qui ci sono delle mie foto da piccola. Questa è una delle più famose che gira per la casa. Ci sono io con l'uovo di Pasqua in mano, il mio primo uovo di Pasqua. Qui ci sono tante altre fotine, altri adesivi, questo è un disegno che ho fatto quando ero piccola. Il letto è sempre stato qui, non con questa coperta perché è veramente orribile secondo me. Lì al posto di questo mobile c'era la scrivania, mentre il mobile stava qui. Questo invece è il pezzo che mi piace più di questa stanza, che è l'armadio a cabina. Solo che non l'ho potuto portare sopra, a parte per il colore, perché la volevo in rosso, e poi perché è troppo alto il soffitto, essendo in una mansarda, l'altra stanza era molto più bassa. Adesso questo è diventato un ripostiglio. Vi apro, ma non potete capire il casino. Guarda, il macello, lo sfacelo che c'è qua dentro, che stiamo iniziando a fare il cambio di stagione, quindi stiamo tirando un po' di cose. Una cosa che volevo farvi vedere sono i vestiti che usavo per ballare quando ero un po' più piccola. Non so, non li vedrete bene, magari se vi interessa un giorno ve li faccio vedere. Questi qui, sono tutti questi vestitini qui. Se vi interessa ve li faccio vedere, giusto per così, per un po' di vecchi ricordi, ecco. Allora, scusate, ma io sto parlando di tutto tranne che del bagno. Allora, appunto, come dicevo, qua c'è il bagno, qui c'è la crema, che questa è grande, ma mia madre quando stanno per finire le taglia tutte. Questa è la crema che avevo io dell'equilibrio, ma che su di me faceva una specie di reazione, quindi l'ho data a mia madre. E qui c'è un'altra crema corpo alla vaniglia che è stata regalata a mia madre e da mia zia, ma la uso anch'io. Qui c'è uno smalto di cui si è appropriata mia madre. Qui ha un altro po' di cosine. Qua c'è un vecchio profumo che però mi piace come. Cioè, infatti c'è un po' di polvere, ma non lo uso, ma lo lascio lì per bellezza. Qui c'è angolo medicine, occhi e altre cosine. Qui ci sono i pochi trucchi di mia madre, anche se poi questo era il mio. Questo era il mio. Lei usa questa qui della Sephora, che lei li distrugge i trucchi, non è che li usa. Mascara della Kiko, che era il mio. Questo è un burro labbra che avevo comprato a mia madre da Bottega Verde. E poi non c'è nient'altro. Quindi ecco, non è che si trucchi molto. E se la trucco io dice che la trucco troppo forte, quindi ecco. Qui ci sono un po' di fasce per capelli quando si è, spazzole, delle cinte e collane. Qui vabbè, spazzolino, qua c'è l'asciugamano, questa è la cesta dei panni sporchi, l'odiata bilancia. E qui gli asciugamani, questo è stato preso, è della Cacciarelle, non so come si pronuncia, l'abbiamo preso con i punti, molto carino. Qua il resto, questa è la doccia, questo è il tappetino. Scusate, lo rimettiamo a posto che magari così si vede anche un po' meglio. Questo qui è il tappetino, molto carino. Questa è come si chiama, una specie di tendina però di quelle dure, che a me non piacciono perché è inutile secondo me. E queste sono le cose che ho lì. È poca roba come vi ho detto, ma è il minimo indispensabile insomma che serve per fare una doccia. Oh, per adesso sto usando questo bagnoschiuma, se riesco a prenderlo lo faccio vedere, che io adoro il bagnoschiuma della Dove. Questo è quello a seta preziosa, ha un profumo buonissimo secondo me, è tanto perché comunque lo usiamo io e mia madre, perché mio padre usa il bagno sotto per farsi la doccia, dove è, diciamo, il suo regno tra virgolette. Come shampoo adesso sto usando, vabbè, io uso sempre i prodotti della Bella, quindi ecco, non so dirvi bene gli altri prodotti. Questo è Hydrate Shampoo per i capelli secchi e me lo porto a camera al negozio, quindi non so neanche i prezzi. E lo sto usando perché ultimamente comunque ho sempre fatto parecchie tinte, ma ultimamente, scusate il casino, ecco, così, scusate. Ultimamente però mi sento i capelli che sono particolarmente crespi e sto usando anche questa maschera, questa qui, che è la trattamento ristrutturante per capelli sfruttati, la Repair, la trovo ottima. Qui c'è anche uno shampoo che mi ha dato come campioncino da Lush, ma che non uso perché non mi piace, però lo tengo qua in caso di necessità.
Qui c'è un pezzo di... Aspettate, lo prendo. Un pezzo di... Non si mangia, questo è quello che è rimasto del mio... Non si mangia. Non ho ancora ben capito se questo si può usare come sapone, perché è un po' duro effettivamente, però... Ha ancora un profumo buonissimo, infatti mi manca tanto. E qui c'è una scatolina con dove avevo lo shampoo che usavo prima, prima stavolo. Lucentezza, praticamente quello che esalta la lucentezza dei capelli. Però queste scatoline vuote le tengo perché magari quando finisco quell'altro gli do queste e me lo riempie. Senza che ogni volta mi porta uno shampoo. Questa era la... Era della... Se non mi ricordo, quella presa mia madre. Il guantino, quelli che... Che per fare lo scrub e per lavare bene, lo usavo prima, solo che poi si è iniziato a rompere, vedete, ne manca un pezzo. E visto che qui ci si è rotto il coso dell'acqua per girare l'acqua, vedete, bisogna girarlo da qui. Questo lo uso per girare meglio l'acqua, quindi per adesso è diventato una specie di una cosa più che altro utile. Quindi devo andare ancora a comprare un guanto di quelli perché mi piacciono tanto. E quindi niente, ragazzi, questo è il mio cosa c'è nella doccia. Come vi ho detto, non c'è tanta roba perché appunto uso quello che serve, il minimo indispensabile. Niente, mi sono divertita a fare un po' di video tag tipo What's in my fridge, 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 non lo so. Io odio l'inglese, quindi cosa c'è nel mio frigo, che è più così proprio non ci sono errori. E niente, io spero che comunque vi sia fatto piacere anche questo video, vi mando un bacione e alla prossima. Ciao ciao!